Abbiamo pensato di informare tutto quanto il territorio, provincia per provincia. Iniziamo da Sulmona. Sulmona è una scelta strategica, visto che all'interno del comune abbiamo il nostro assessore Attilio D'Andrea, assessore all'ambiente, che ha già intrapreso all'interno dell'amministrazione un percorso sulle CER, che molto probabilmente nel 2023 diventeranno realtà. Comunità energetiche come strumento futuro, che ci permetterà, sicuramente permetterà ai cittadini e alle imprese di ridurre quello che è il caro energia. Naturalmente è notizia di queste ore il raffronto tra 2021 e 2022, che vede un aumento nel mercato libero del 300% di quello che è il costo dell'energia. Nell'ultimo Consiglio regionale abbiamo lottato per fare in modo praticamente di dare un contributo, un riconoscimento che si vedrà attivo, che potrebbe essere sicuramente attivo nel 2023 per le famiglie, per 5 milioni di euro. Continuiamo su questa linea perché secondo noi in questo momento è un tema importante, importantissimo, che dopo la pandemia ha creato una vera e propria crisi per le famiglie e per le imprese.